Il Civico Museo del Risorgimento si trova al primo piano dell'edificio di via 24 Maggio 4, che dal secondo al quinto livello ospita la Casa del Combattente. Progettato dall'architetto Umberto Nordio, il fabbricato fu inaugurato solennemente il 29 aprile del 1934. La struttura sorge sull'area che aveva accolto la caserma austriaca, dove il 20 dicembre 1882 venne giustiziato Guglielmo Oberdan, accusato di alto tradimento e di aver voluto attentare alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe. Nel sagrario, edificato contestualmente al museo e ad esso annesso, il complesso statuario, eseguito dallo scultore Attilio Selba, e la cella originale dove Oberdan fu tenuto prigioniero in attesa del supplizio, ricordano la figura e il sacrificio del martire triestino. Il Museo del Risorgimento conserva documenti, fotografie, divise, cimeli, dipinti relativi a fatti e a personaggi delle vicende risorgimentali non solo locali, a partire dai moti del 1848 fino alla conclusione della Prima Guerra Mondiale, quando Trieste ritornò italiana. Di particolare interesse la figura del patriota e letterato Filippo Zamboni, i cui cimeli, pervenuti al museo quale lascito testamentario e relativi prevalentemente al battaglione universitario romano, sono stati il nucleo attorno al quale, nel corso degli anni, è stato incrementato il patrimonio museale. La maggior parte dei materiali esposti e di quelli conservati nei depositi è frutto delle donazioni di privati come le vetrine dedicate, figure degli intellettuali triestini Scipio Zlataper, i fratelli Gianni e Carlo Stuparic e Nazario Sauro. Dominano il grande salone centrale, dedicato ai volontari giuliani e dalmati della Prima Guerra Mondiale, gli affreschi di Carlo Sbisà, nei quali le città redente di Trieste, Aquileia, Gorizia, Fiume, Zara, Pola e Parenzo sono rappresentate allegoricamente da mezzi busti femminili. Unica con il capo velato di nero è Spalato ancora irredenta, mentre la sola figura intera è quella di Madre Italia. Nell'ultima sala riservata alla Redenzione di Trieste, una parete tinta di rosso, il colore della passione, della fierezza e della luce, accoglie il grandioso quadro di Carlo Vostri, Trieste 30 ottobre 1918. All'interno del campanile di San Giusto, giovani eroi nudi suonano le campane seguendo il movimento impetuoso delle donne che, secondo un audace simbolismo, personificano le note squillanti che annunciano la festa e la vittoria.